Nella mattinata del 1 ottobre, un volo Ryanair proveniente da Barcellona ha subito lo scoppio di uno pneumatico durante l'atterraggio all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 ora locale, mentre il Boeing 737-800, operante come volo FR-846, stava uscendo dalla pista. Lo scoppio dello pneumatico ha interessato il carrello di atterraggio posteriore dell'aeromobile. Fortunatamente, non si sono verificati incendi o ulteriori danni a seguito dello scoppio. I 162 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio a bordo dell'aeromobile sono stati prontamente evacuati. I servizi di emergenza erano in attesa per assistere con le operazioni di evacuazione. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri o i membri dell'equipaggio. Le autorità aeroportuali hanno immediatamente chiuso la pista per valutare la situazione e garantire la sicurezza di tutte le persone presenti in aeroporto. A seguito dello scoppio dello pneumatico, la preoccupazione principale delle autorità aeroportuali e dei soccorritori è stata l'evacuazione in sicurezza di tutti i passeggeri e dell'equipaggio dall'aeromobile Ryanair. L'incidente ha richiesto una risposta immediata e ben coordinata per garantire che nessuno rimanesse ferito durante l'evacuazione. Il processo di evacuazione è stato eseguito in modo rapido ed efficiente. Gli assistenti di volo hanno seguito i protocolli di emergenza alla lettera, assicurandosi che tutti i passeggeri uscissero dall'aereo in modo sicuro e ordinato. I passeggeri sono sbarcati dall'aeromobile tramite gli scivoli di emergenza e sono stati indirizzati verso un luogo sicuro all'interno del terminal dell'aeroporto. Una volta all'interno, sono stati accolti dal personale aeroportuale che ha fornito assistenza e informazioni. La chiusura della pista è stata ritenuta necessaria per consentire un'ispezione approfondita della superficie della pista e per garantire che nessun detrito derivante dallo scoppio dello pneumatico rappresentasse un pericolo per gli altri aeromobili. Gli ispettori hanno lavorato diligentemente per assicurarsi che la pista fosse sicura per le future operazioni di volo. La chiusura ha avuto un impatto significativo sulle operazioni aeroportuali, causando ritardi e cancellazioni sia dei voli in arrivo che in partenza. I passeggeri hanno dovuto affrontare lunghe attese e cambiamenti nei loro piani di viaggio. I funzionari dell'aeroporto hanno comunicato regolarmente con i passeggeri, fornendo aggiornamenti sulla situazione e disposizioni di viaggio alternative. Sono stati istituiti punti informativi per rispondere alle domande e fornire assistenza. L'incidente ha provocato una rapida risposta da parte dei servizi di emergenza, inclusi i vigili del fuoco aeroportuali, la polizia locale e il personale medico. La loro presenza è stata fondamentale per gestire la situazione in modo efficace. La presenza di questi soccorritori ha garantito la sicurezza e il benessere di tutte le persone presenti in aeroporto. Hanno lavorato instancabilmente per assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi o pericoli. Gli sforzi coordinati del personale aeroportuale, dei servizi di emergenza e del personale della compagnia aerea hanno contribuito a ridurre al minimo i disagi e a garantire una gestione ordinata della situazione. La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti è stata essenziale per riportare la normalità il più rapidamente possibile. Con i passeggeri e l'equipaggio evacuati in sicurezza, le autorità aeroportuali e i team tecnici hanno avviato una valutazione completa dei danni causati dallo scoppio dello pneumatico. Questo processo è stato avviato immediatamente per garantire che la pista potesse essere riparata e riaperta il più rapidamente possibile. L'ispezione si è concentrata sulla superficie della pista, dove i detriti dello pneumatico
avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la sicurezza degli altri aeromobili. Ogni frammento è stato attentamente esaminato per valutare l'impatto potenziale. La valutazione aveva lo scopo di determinare l'entità del danno e le necessarie riparazioni per garantire la ripresa sicura delle operazioni di volo. Gli esperti hanno utilizzato strumenti avanzati per misurare la profondità e l'estensione dei danni. L'ispezione ha rivelato che lo scoppio dello pneumatico aveva causato danni a una sezione del manto stradale della pista. Questa sezione danneggiata è stata immediatamente segnalata per le riparazioni. Il danno, sebbene non esteso, ha richiesto una riparazione immediata per garantire il funzionamento sicuro dell'aeroporto. I tecnici hanno rapidamente elaborato un piano di riparazione dettagliato. Le riparazioni hanno comportato la sostituzione della sezione di pavimentazione danneggiata e la garanzia di una superficie liscia e piana per gli atterraggi e i decolli degli aeromobili. Questo ha incluso l'uso di materiali di alta qualità per assicurare la durabilità della pista. Sono state portate attrezzature e materiali specializzati per facilitare il processo di riparazione. Questi strumenti avanzati hanno permesso di accelerare i lavori. I lavori di riparazione sono stati eseguiti con urgenza, poiché le autorità aeroportuali miravano a ridurre al minimo l'interruzione delle operazioni di volo. Le squadre hanno lavorato giorno e notte per completare le riparazioni. Si stima che i tempi per il completamento delle riparazioni e la riapertura della pista siano di diverse ore. Tuttavia, grazie all'efficienza del team, la pista è stata riaperta in tempi record, garantendo la sicurezza e la continuità delle operazioni aeroportuali.